Buongiorno a tutti, questa è una live sulla pittura naturale. Farò una lezione di 30 minuti sulle basi, i principi come utilizzare la pittura naturale. Aspetto qualche secondo in attesa che ci raggiunga qualcuno. Ok, cominciano ad arrivare. E intanto comincio subito a dire che cos'è la pittura naturale. Nell'ultimo anno mi sono dedicato completamente alla ricerca di un modo di dipingere che sia più in linea con la natura e con me stesso, nel senso che ho sperimentato vari modi di dipingere in maniera classica e non ho trovato mai tanta soddisfazione nella stesura in sé proprio della pittura, perché mi rendeva difficile sempre l'utilizzo costante di solventi chimici e di colori che interagiscono con la mia pelle e in maniera dannosa, quindi dovendo mettere dei guanti, e quindi in prima persona intanto e poi nell'ambiente, nel senso che nel momento in cui andiamo a lavare i nostri strumenti di lavoro, andiamo a pulire i nostri recipienti, i pennelli, ci accorgiamo di quanto spreco si faccia nel lavandino, per esempio, di casa. E già questo qua è un ottimo motivo per cui per cui mi sono cominciato a chiedere come posso fare per ottenere dei buoni risultati a livello pittorico e essere soddisfatto nella stesura, nel procedimento del lavoro in sé. E quindi ho cominciato a mettermi, mi sono messo l'obiettivo di riuscire a ottenere una pittura naturale soddisfacente sia nel lavoro finito e sia nella stesura. E devo dire che in quest'ultimo anno ho prodotto molti quadri e quando utilizzo colori naturali io mi sento proprio soddisfatto, molto più soddisfatto di quando invece utilizzo pitture acriliche o solventi più chimici. Anche se il risultato con le nuove pitture, con i nuovi solventi è molto immediato ed è molto soddisfacente a livello finale, con la pittura naturale si può riuscire ad arrivare a un risultato di pari qualità o secondo me migliore, perché il colore e il quadro risulta vivo, non perde la sua, non è una immagine morta e pietrificata oppure resinata di quello che abbiamo dentro, ma i colori restano vivi e il quadro è come se fosse in vita. Allora, poi non sono uno fissato, quindi io cerco di ridurre il più possibile. Ci sono cose che non si possono, che non sono totalmente ecologiche per l'ambiente, però posso dire che posso dipingere con le mani senza usare guanti, posso sciacquare i miei pennelli sotto il lavandino tranquillamente e, cosa importante, sto riscoprendo e ho riscoperto un sacco di tradizioni antiche. Quindi, cominciamo con la lezione pratica. Allora, qua c'è la mia tela, una tela normale, questa qua l'ho fatta io, farò anche delle lezioni dove posso insegnare a costruire delle tele per chi non lo sappia fare, altrimenti se le può comprare. Anche da qui io parto a costruirmela perché voglio ridurre anche dei commerci, secondo me, inutili, quando invece con un po' più di tempo e qualche attrezzo si riesce a costruire quello che si vuole. Quindi la tela è fatta, utilizzeremo come legante tra i colori, perché come gli acrilici hanno l'acqua e i colori ad olio hanno l'olio, nei pigmenti e colori naturali io utilizzo questa farina, scusate, questa colla di farina. Questa qua è una colla di farina di grano che ho trovato poi una ricetta finalmente dopo tante prove che utilizzavano anche nel Rinascimento. E potete trovare la ricetta di questa colla nei miei post. Se vedete su Instagram c'è la parte delle guide dove spiego come fare la colla, altrimenti me lo potete chiedere. Quindi questa qua è la base di quello che faremo oggi qua, di quello che faccio vedere. Poi utilizzeremo vari pigmenti, tra cui curcuma,
caffè d'orzo solubile e cenere di camino. Per chi ha già visto i miei video, per chi un po' mi conosce, sa che questi qua sono i miei colori preferiti. Allora, io di solito, no, non è vero, di solito no, però posso, a volte parto con un'idea ben precisa, a volte parto invece in maniera molto intuitiva, che è quello che preferisco. Oggi faremo in modo intuitivo, ovviamente, però farò vedere varie cose in modo da avere più informazioni possibili per chi mi segue. Allora, prima cosa è bagnare la tela. La tela va bagnata. Si può usare uno spruzzino oppure direttamente puoi passare il pennello con l'acqua. La tela va bagnata perché il colore si attacca meglio, altrimenti con certe lavorazioni poi vedremo che il colore si potrà staccare. Invece così siamo tranquilli. Ok. Perfetto. Quindi la tela è bagnata, la posso toccare con le mani, niente di. E cominciamo a mettere un po' di colore. Cominciamo con. A me piace tanto la cenere. Comincerò con la cenere. Quindi semplicemente faccio vedere. Semplicemente metto un po' di cenere in una vaschetta. E lasciando dei pezzi grossi perché a me piace un po' la textura materica e vado a metterci un po' di colla di farina. Ovviamente più ne metto più sarà liquido. Io questa fase qua si può procedere a occhio, cioè non c'è bisogno di. Non c'è bisogno di seguire delle ricette per adesso. Vado a impastare. Come vedete può essere molto pastoso e denso. Io di solito inizio che è molto più liquido, però visto che adesso ne ho messa poca ed è denso, ne approfitto per farvi vedere un po' le varie differenze. Allora, io uso dei mestoli di legno, quelli di cucina. Comincio. Semplicemente applicando la cenere in un punto della tela. Successivamente, scusate che tolgo trovo silenzioso. Ok, mi ero dimenticato essendo qua in diretta. E con il pennello, vado ad aggiungere della colla come fosse acqua intorno. Per spargerlo a mio piacimento. Quindi io adesso qua voglio rendere un po' di una texture scura, grigia, con magari un po' di intensità, che sia molto saturo in un certo punto, e lascio un po' più invece grigino in altri punti. Quindi
questo modo. Quindi qua ho un po' un ammasso di cenere con colla che è un po' più concentrato, il colore è più saturo, ci sono dei pezzettini interi che sono dei sassolini, no? Dei tocchettini che mi danno un po' di texture al mio dipinto. Mentre invece qua sui bordi è grigio, fino che il pennello resta sporco della cenere e faccia solo delle macchie, lo sporco un pochino. Poi, se ne voglio ancora, magari finisco di fare questa parte sotto, allora comincio e aggiungo direttamente qua nella ciotola dove lo rendo più liquido. Cosa succede se invece lo uso solo con l'acqua? Succede che poi non si fissa abbastanza e ovviamente è un colore molto temporaneo, cioè dopo ci vado sopra con le mani, quando è asciutto se ne andrà. Invece con la colla di farina proprio si fissa come un colore a tempera. E uso il mestolo, adesso qua forse non lo vedete tanto perché sono più in fondo. Uso il mestolo come una spatola. Quindi donando una texture a piacere di ciascuno. Adesso vi faccio vedere un colore più scuro sotto e faccio vedere altri colori più chiari sopra. Quindi questo lo lascerei così, in questo modo. Lo spargo un po' di più. Come vedete, prima ho usato il pennello, adesso uso la spatola per farvi vedere un po' le differenze. Ma questo qua, se avete un po' la mano, di sperimentare, la pazienza, è una cosa personale. E poi qua c'è lo stile di ciascuno, insomma, ognuno poi si esprime col proprio stile. Quindi abbiamo fatto qua in basso un colore scuro fatto con la cenere, adesso ne facciamo un altro più chiaro e lo facciamo con il caffè d'orzo solubile. Anche qua ne metto una quantità a piacere. Ci verso della colla. Ah, una cosa importante, non vi ho detto, la colla di farina va messa e usata, utilizzata a caldo. Dome mi chiede se può farlo anche sui muri di non riesco a vedere, vabbè, sarà i muri di casa. Sì. Allora, io direttamente sui muri non ci ho mai provato, ma secondo me si può fare. Provaci e fammi sapere. Così la prossima volta che mi chiedono un murales, io lo propongo naturale. Allora. Quindi qua ho fatto un altro colore col caffè d'orzo e guardate, viene questo colore marrone, terra, e glielo do con il pennello. In questo modo. Allora, intanto possiamo già vedere che mentre con la cenere che restano dei pezzi interi, dei sassi, dei tocchi,
dei tocchetti e il risultato è già più materico, mentre invece con un pigmento, una polvere, questa cosa qua solubile, non ci sono pezzi in rilievo, ma è come una tempera molto acquarellosa. Poi in realtà il caffè d'orzo, se si fa molto concentrato, se si utilizza molto concentrato, arriva a tonalità molto sature e intense. E utilizzandolo proprio molto molto concentrato, anche solo con l'acqua, risulta anche come un inchiostro. Bisogna un po' giocarci e sperimentare. Quindi qua vedete come già ho una base con questi colori che a me piace molto, soddisfa nella realizzazione, come vi dicevo all'inizio, che nella pittura naturale la cosa bella è che si può godere, è divertente mentre si fa. Poi il risultato è anche molto bello e nelle parti finali proprio del dipinto bisogna un po' arrivare a un ritocco che non può essere totalmente naturale, devo dire la verità, perché, o almeno sì, si può arrivare, ma dipende un po' uno dai risultati che vuole ottenere. Ho fatto tanti quadri anche totalmente naturali, 100%, e a me piace molto, è molto divertente. Ok. Quindi questa è una diretta che dopo registro, quindi poi verrà vista. E siamo arrivati a questo punto dove abbiamo messo cenere e caffè d'orzo uniti con la colla di farina come legante e per ottenere un quadro, una base così. Adesso i colori forse non si vedono benissimo, soprattutto questo beigeolino. Adesso andiamo ad accendere un po' il quadro con un terzo colore e utilizziamo della curcuma in polvere. Anche qua è molto simile al caffè d'orzo, solo che la curcuma resta un po' più terrosa e ha questo profumo buonissimo che sembra di cucinare. Praticamente è come stare in cucina. Ok, perché io queste cose qua adesso le sto facendo col pennello, con la spatola, ma a volte quando voglio fare qualcosa di un po' più totalmente che mi lascio andare, molto più intuitivo, io le spalmo anche con le mani, perché sono tutte cose che non danneggiano per niente. Quindi anche qua è venuto bello denso. Guardate, questa è la consistenza della curcuma con della colla di farina. Si può fare a consistenza che uno preferisce e vi faccio vedere come ho fatto prima con la cenere, con una consistenza del genere più pastosa e poi con una consistenza più liquida. Adesso andiamo a mettercelo sì, qua in questo punto. Adesso dov'è l'altra spatola? Eccola. Sempre con dei mestoli di legno posso usare. Vado a spatolare questo giallo. E qua anche mi posso solo divertire. Scegliere un po' come dare le spatolate, insomma, qua è personale. Lo stile di ognuno influenzerà il dipinto.
Quindi qua per farvi vedere le diverse consistenze, se io lascio più denso risulta in questo modo. Adesso invece, ecco, mi piace, ma quando è sporco pulirlo e creare degli effetti di questo modo. Adesso invece sempre la colla di sempre la curcuma, scusate, sì, aggiungo un po' di colla e lo faccio più liquido e lo passo col pennello. Prendo un pennello pulito e lo passo col pennello e lo passo in questo punto. E vedete qua com'è più velato il colore. Ovviamente più trasparente, si intravede il grigio che c'è sotto. E lo do in tutti gli altri punti. Questo è un esempio per farvi vedere con alcuni colori. Vedete come i colori sono, si amalgamano, comunicano fra di loro, perché sono adesso qua non so se si vede bene, sì dai, dal video sembra che si veda abbastanza bene, sono vivi, i colori sono vivi, più vivi di un colore sintetico a mio avviso. Allora, questi qua, questo qua è un esempio. Adesso vi faccio vedere l'ultimo, l'ultima cosa che volevo farvi vedere. È il composto materico, quindi andiamo a fare un pezzettino piccolino di composto materico e andiamo a mettere poi queste cose qua, le trovate anche nei miei post, le ricette con le dosi, e ve le dico qua in questo momento, le troverete nei miei post, ve le ridirò. Per fare un composto materico di quello che di solito si usa il gesso acrilico oppure si usa lo stucco, io mi sono domandato come farlo in modo naturale e ho trovato delle dosi utilizzando la colla di farina, come sempre, come base, come legante, e insieme al gesso. Il gesso, mi raccomando, ho provato vari tipi di gessi, non utilizzate la scagliola perché si rompe durante, quando poi si secca, si spacca tutta. Bisogna usare un gesso un po' più... adesso non mi ricordo bene, ve lo scriverò, chiedetemelo, vi dico dove lo prendo io. Ho provato vari gessi e qua per esempio siamo arrivati al punto in cui bisogna andare un po' in compromesso, perché se finora è stato 100% naturale, col gesso è naturale comunque, però se si vuole essere pignoli c'è tutto un processo di estrazione che non è proprio super super compatibile, anche se io lo prendo in posti dove anche l'estrazione è fatta con rispetto e cura per l'ambiente. Allora, vi faccio vedere. Quindi si prende due parti di gesso, vuol dire due parti di quello che quanto volete. Io adesso faccio un piccolo esempio, quindi metto due fondi di bicchiere, ricordandomi l'altezza. Uno. Due parti di gesso, ok, e una parte di colla di farina. Poi si può aggiungere, io aggiungo spesso della sabbia, la sabbia si può comprare o nei negozi di ferramenta oppure, cosa più divertente ancora, io ho preso la sabbia del mare e devo dire che ovviamente la sabbia che con la sabbia non del mare è più, resta totalmente, quando si secca anche resta lì integrata,
mentre invece la sabbia del mare, essendo del mare con l'acqua salata, c'ha altre particolarità, però a me piace, a me piace. Quindi di sabbia, che qua è un misto tra sabbia di mare e sabbia invece che di terra, e se ne mette a piacere. Io metto in questo caso qua giusto come se fosse, ecco, un'altra parte. Quindi con un'altra parte intendo, abbiamo messo due parti di gesso, una parte di colla e una parte di sabbia. Poi si può aggiungere anche un pigmento, si può aggiungere qualsiasi colore si vuole. In questo caso qua io non aggiungo niente, semplicemente uso la forchetta sporca di curcuma e vado a mischiare il tutto. Queste dosi sono per avere un composto abbastanza solido da poter essere utilizzato direttamente sulla tela. Ci sono tantissime varianti che ho sperimentato e ognuno può sperimentare a suo piacere con diverse quantità. E vi faccio vedere, risulta, vediamo se ci vede bene, ecco, così, risulta consistente, di colore qua grigio perché ci ho messo della sabbia, ma quando si asciuga, essendo gesso, resta bianco. Quindi se ci metto del colorante, come la curcuma o altri colori, pigmenti, ne ho provati tantissimi, risulta di quel colore, però un po' desaturato perché c'è il gesso che sbianchisce tantissimo. Quindi, una volta che ho preparato questo colore, questo composto, lo vado ad applicare sulla tela. E per esempio, io vado ad applicarlo in questo punto qui. Uso una spatola che è un mestolo di legno, ma posso usare, c'ho anche spatole normali. Anzi, utilizziamo una spatola normale. Ma no, dai. Utilizziamo il mestolo di legno. Allora, la superficie, se in questo caso qua è bagnata e va bene. Si può bagnare ancora ulteriormente, che è sempre meglio che sia bagnata. E se questo qua me lo devo ricordare, perché tante volte anch'io ho sbagliato, che se io adesso metto il composto sulla superficie asciutta, rischio che si stacca. Quindi adesso è bagnata, prendo il composto. E si lavora esattamente come quando lavoro lo stucco, quando lavoro il gesso acrilico. Posso fare tutte le texture che voglio con la mia fantasia, col mio stile. Posso divertirmi come voglio e questa parte qua è veramente divertente perché sono qua sotto, cioè qua sopra, col naso e non mi dà fastidio perché non c'è nessun odore di solvente di nessun tipo. Posso anche spalmarlo quasi con le mani, c'è il gesso, potrebbe darmi un po' di fastidio il gesso, ma a me questo fatto di usare la pittura e composti in maniera naturale mi dà molta soddisfazione per questo motivo, perché mi sento come se mi sento di poter respirare e in effetti è più che una sensazione, è proprio così, cioè posso respirare al contrario di quando utilizzo invece solventi chimici. Qua l'ho messo così, seguendo la mia fantasia, mi posso divertire come voglio, vi faccio vedere anche cosa succede se posso fare così, ne posso mettere magari un bel po', poi posso andarci con l'acqua, lo bagno molto.
e lo sparo col pennello. In modo che il colore sotto resti trasparente, cioè si, il composto si diventa trasparente e esce fuori il colore che c'è sotto. Qua veramente è tutto da provare, ognuno col suo stile. Qua posso anche mettere del colore. In questo modo dipingo con una texture materica, come sono abituato a fare con altri composti invece molto più chimici. Mi ricordo che il gesso si sbianca, quindi mi darà luce. Questo punto, che adesso è grigino, invece sarà luminoso. Qua sarà molto luminoso, eccetera. E si può continuare all'infinito. No, ci sono tantissime, veramente tantissime applicazioni, tantissimi metodi. E per adesso finisco qua. Voleva essere una breve diretta. E ringrazio tutti quelli che hanno seguito. E questa diretta adesso sarà comunque salvata sul mio profilo e potete vederla con calma, farmi tutte le domande che volete. Ok, grazie, buon weekend e buona visione a chi la vedrà nel futuro.